Simona, sono in crisi. Ma cosa succede? Ho voglia di pizza! Ma che male c'è? Una buona pizza con i giusti ingredienti è anche un cibo sano. Ma tu non capisci, io sono drogata di carboidrati e sto cercando di smettere. Beh, questo è un altro discorso, ma non preoccuparti, ho la soluzione per te. Hai mai sentito parlare di pizza proteica? No, ma mi accende una luce di speranza. Ma non serve sperare, meglio guardare il video di oggi. Ciao amici, se mi seguite sui social sapete che viaggio molto e sono appena tornata dall'India, dove vado due volte all'anno insieme ai miei followers. E a proposito di pizza, pensate un po', è l'unica cosa su cui siamo tutti d'accordo. Dopo un po' ci manca quando siamo in viaggio. E ci farebbe piacere mangiare una buona pizza, anche se il cibo lì è buonissimo. Però c'è il problema dei carboidrati, spesso sono farine troppo raffinate, la lievitazione non è completa e continua a fermentare nella pancia, per questo la pancia si gonfia e la pizza diventa pesante da digerire. Magari il pomodoro è un po' acido e la mozzarella la rende un mattone. Per chi è a dieta e vuole seguire un tenore a basso regime di carboidrati, la pizza è off limits, un piacere proibito. Vedi, è quello che dicevo io, ma ormai voi sapete qual è la mia missione: dire basta alle rinunce e trovare alternative sane a cibi fatti con ingredienti poco sani. Ma per la pizza è impossibile. E invece no, per rendere la pizza più sana, molto più sana, dobbiamo fare due cose. Uno, farla in casa con condimenti genuini, così sappiamo cosa mangiamo. Due, usare una farina proteica, così va bene anche per i regimi dimagranti, attiva il metabolismo e nutre la massa magra. Ecco perché io faccio la pizza in casa con la farina della Foodspring, azienda leader di prodotti sani, dietetici, che ogni 3x2 si inventa prodotti fantastici ed è mio sponsor. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Non ha farine raffinate, è ricca di fibre, non ha glutine né soia. Per questo è digeribile, non gonfia, non ingrassa. Ed è pure vegana, quindi se volete fare una serata detox, un pizza detox party, questa farina va benissimo. Io non riesco a immaginare con cosa sia fatta. Contiene farina di semi di lino, amica dell'intestino, farina di legumi, lenticchie, piselli e farina di semi di zucca. Tutte leggere, digeribili, ricche di nutrienti e senza grassi. Un barattolo è sufficiente per fare 5 pizze. Costa 12,99 €, quindi a conti fatti sono 2,50 € circa a pizza. Secondo me è anche conveniente. E se inserite il mio codice, quando lo ordinate dal sito della Foodspring, avete il 15% di sconto. Basta inserire il codice Vignali, scritto in piccolo, YT grande, prima dell'acquisto. Ma vediamo come si fa la pizza. È semplicissimo. Per una pizza, 100 g di farina proteica Foodspring, 100 ml di acqua, si mescola bene e si impasta con le mani, si fa la palla, si lascia riposare per 10 minuti e intanto si accende il forno a 180-200 gradi in base a come funziona il vostro forno che conoscete bene. Passati 10 minuti stendete bene la pizza e poi cuocete questa base per 10 minuti senza condimento. Si tira fuori dal forno, si condisce a piacere e poi si rimette in forno per altri 10 minuti. O finché è pronta, se il vostro forno è un po' più veloce o un po' più lento. È meravigliosa, buonissima, non gonfia, non ingrassa, è senza glutine e si può mangiare tanta pizza, quanta se ne vuole. Finalmente. Buonissima. Per vedere tanti altri video trendy e sani come questo, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanellina qui sotto e abbonatevi per sostenere il mio progetto di divulgazione. Grazie! Allora posso mangiare pizza ogni volta che voglio! Sì, anzi, dovresti mangiarla spesso perché fa solo bene. E se volete proprio esagerare, dopo la pizza c'è il gelato Foodspring. Ho descritto come si fa in questo video e trovate tutto sul sito della Foodspring con lo sconto. E a chi mi chiede, ma Simona, perché ci parli di questi prodotti? La risposta è semplice, perché li mangio anch'io e sono buonissimi.
Raccontatemi la vostra esperienza, scrivete nei commenti come vi siete trovati, come avete condito la pizza e noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Sempre più? Tre. E se vuoi proprio esagerare...